Il senso della vita. Ecco, eravamo giunti a questa sensazione. Abbiamo vissuto qualcosa di grande, in un momento imprecisato ma giovane della nostra esistenza. Forse ancora prima che giovane, forse quando i ricordi della nostra infanzia precedevano addirittura la prima infanzia, come quando eravamo appena usciti dal grembo della madre. E forse anche nel grembo materno, nell'utero, c'erano stati segnali ben precisi. Di questo è già qui, tutto è già qui, oppure questo è il mondo, la natura è così, tu sei qui, sei lì, tu. Forse neanche il tu, prima della distinzione io-tu, io-altro. Però ecco, poi, in un momento pure imprecisato della nostra vita, del nostro essere qui, emerge la contrapposizione. Non è vero niente, non c'è stato niente. Il mondo non è cambiato e tu non hai scoperto assolutamente nulla. Dicevo, si potrà dire che quando sentiamo questo, il vento contrario, siamo già prigionieri del sociale, della mente, del confronto, della distinzione. Io tu, magari prima non c'era nemmeno l'io. Eravamo tanto fusi con l'universo, tanto insieme a questo mondo, a questa dimensione, che non c'era nemmeno una singolarità, una individualità distinta. Come poteva esserci nella vita intrauterina? Le ipotesi sono tante, però ecco, pensiamoci un attimo. Come mai ci siamo allontanati dal paradiso? Come mai questa visione idilliaca, percepita anche solo per pochi istanti, si è distanziata da noi e noi da essa. Perché? Come mai noi stessi abbiamo generato gli anticorpi? Come stato il frutto della cultura mentre prima eravamo dentro alla natura?
talmente dentro che questo risveglio ci ha dato il senso della vita. E noi non sapevamo neanche parlarne. Se qualcuno ce lo avesse chiesto, ma cosa hai visto? Non saremmo stati capaci di intendere la domanda e neanche di percepire una risposta. Questo ci colpisce. Che strano.